partita da Grosseto, il nostro viaggio tra le 10 città italiane candidate a Capitale della Cultura 2024. L'inviata Daniela Bisogni. Dici Grosseto e pensi alla Maremma, anche la provincia più vasta della Toscana con i suoi 4.500 km quadrati, tra le italiane con la più bassa densità abitativa. Forse è per questo che in zone incontaminate come il Parco dell'Uccellina a perdita d'occhio non si vede una costruzione. Credo che sia il momento del riscatto dei grossetani che non hanno mai creduto di avere non soltanto un grandissimo patrimonio dal punto di vista ambientale e naturalistico ma anche dal punto di vista architettonico e culturale. Così Grosseto, una delle 10 candidate a Capitale della Cultura 2024, punta al territorio quale capofila di altri 17 comuni. Emblema della candidatura, lo slogan naturalmente culturale per sottolineare la vocazione ambientale, agricola, in armonia con la sovrapposizione di civiltà. Come nel parco archeologico di Roselle, con vestigia fin dall'epoca etrusca e le statue romane ritrovate che si possono ammirare al Museo MAM, nel cuore di Grosseto. Alle mie spalle la statua dedicata all'imperatrice Livia, affiancata dal marito Augusto, che è stata ritrovata a partire dalla fine degli anni 50 durante gli scavi. E ancora la fortezza Medicea, con le sue mura quasi integre, recuperate dal 1800 come passeggiata cittadina. Maremma o mite terra, recita un brano popolare, le cui parole sono in controluce in Corso Carducci, quale segno di rinnovata rinascita. Perché qui la passione, radicandosi nel territorio, genera entusiasmo. A 4 giorni dalla fine del Festival di Sanremo, la canzone vincitrice di Mamù